Eccoci, buonasera a tutti, grazie. È sempre bello, veramente bello, bello, bello vedervi, trovarci in questi appuntamenti così ricchi di interesse, di persone che guardano all'innovazione, al futuro, è proprio incoraggiante. Grazie, grazie per essere qui anche per questa puntata. Allora, adesso io vi ruberemo pochi minuti, ma è importante, come sapete, perché prima di passare la parola alla nostra ospite, Anouk Vyprecht, che è là e che accoglierei intanto con un applauso, ma ancora non ve la rivelo. Anouk, volevo dirvi due cose. Beh, mi auguro, per chi ci conosce, magari mi ripeto, per chi non ci conosce però ci tengo a dirlo, è un progetto che va avanti da 13 anni con una forte spinta collaborativa e sinergica con tante realtà, istituzioni e anche privati, per cui voglio ringraziare i nostri partner storici che sono Artemide, Fastweb, ma anche le istituzioni come il Comune di Milano, la Fondazione Fiera di Milano, la Fondazione Cariplo e altre diciamo realtà che supportano proprio il fatto che Mediaguro possa ogni anno ricompiere un piccolo passo avanti, questo miracolo di incontro ogni volta, e il nostro obiettivo è quello di trasmettere delle idee nuove, innovative, con l'aiuto di personaggi internazionali volontari che vengono proprio per la passione di condividere con noi le loro idee, e che il nostro compito è proprio quello di lavorare per diffondere la cultura digitale. Sappiamo che non c'è salto nell'innovazione se non c'è un cambiamento di processo cognitivo, mentale, quindi il confronto, abbiamo pensato 13 anni fa che il confronto con chi invece l'innovazione la applica, la sperimenta a livello internazionale fosse un momento importante, proprio un confronto tra esperienze professionali di ricerca e le nostre realtà professionali di ricerca. Quindi ci tengo molto a ringraziare questo, e proprio su questa strada, diciamo, delle sinergie, della collaborazione, questa nostra edizione inaugura una collaborazione molto importante che ci tengo proprio a dirvi, e ti ritornerò subito dopo a parlarne meglio, con una sorta di think tank, Innovation and Craft Society. Avete visto passare un video di Banca IFIS in collaborazione con Mediaguro e con la Triennale di Milano, che anzi ringrazio per averci ospitato anche questa volta in questa bellissima sala. E poi è il momento un po' di rivelazione, di novità, di alleanze e sinergie, perché così abbiamo costruito questo programma in 13 anni. Volevo invitare qua il console generale del Regno dei Paesi Bassi, appena arrivato a Milano, è proprio nuovo, quindi dobbiamo accoglierlo, vogliamo accoglierlo con un applauso, Johan Verboom, spero che So, with the lower countries, we have cooperated with the Court van Mensvoort. I really, really have to learn, you know, Dutch tonight. So we have this beautiful cooperation going on. This is, you know, a synergy. Certo, quindi ci tenevo che il console ci fosse qui con noi, so anche perché Anouk, have, you know, anticipo, lo sapete, è olandese, you know, e quindi ci tenevo per a presentarvelo, so, again, e avere il suo saluto. Grazie. Buonasera. È un gran piacere essere qui. Good evening. Stasera. It's a pleasure for me, ladies and per gentlemen, iniziare, to be here tonight. Vorrei ringraziare Maria Grazia per avermi invitato per questo evento. For inviting me. È vero, sono appena arrivato a Milano. You're right. I have just arrived in Milan. Cominciato come console generale dei Paesi Bassi. È davvero un gran piacere. The low countries, and it's a pleasure for me to be here. Bene, questo era per mostrare che sto imparando italiano. I'm quickly learning Italian. E già posso parlare un po'. So I can speak just a little bit. Sì, grazie, grazie. Thank you so much. This is very encouraging. Sono molto orgoglioso. Okay, I'm so proud of my broken Italian. The Meet the Media Guru
has a kind of Dutch department. As Maria was already mentioning, several Dutch gurus were here before, and I can tell you that they all loved to be here in Milan. Tutti quanti è piaciuto moltissimo venire qui a Milano e tutti aspettano di tornare, peraltro. Allora, questa sera abbiamo Anouk Weprecht e sono veramente orgoglioso del fatto che Anouk sia qui questa sera. È una persona veramente unica, speciale. È una persona estremamente innovativa, è una persona appunto che sa creare moda e sa creare tecnologia e meglio ancora sa fare sposare moda e tecnologia. Ora, devo dire che l'evento di questa sera, peraltro, fa anche parte di quello che noi chiamiamo, giustamente qui a Milano, meglio chiamate la settimana della moda, la Fashion Week. Devo assolutamente ringraziare la Camera Nazionale della Moda Italiana per questa collaborazione. La collaborazione con Maria Grazia, peraltro, per me è veramente molto importante. Penso, peraltro, che il tema stesso di Meet the Media Guru sia, come dire, qualcosa che è stato veramente scelto in modo accurato. È il tema giusto, nel senso che tutti ci chiediamo come saremo e come sarà il mondo fra 20 anni. Interessante, no, come domanda. Voglio dire, cosa si sta per manifestare su questo pianeta? Qualcosa di negativo, di positivo? È possibile prepararsi a queste innovazioni? È veramente interessante fare tutto questo. Ed è per questo che, ripeto, questa sera non sarà solamente divertente passare qualche minuto insieme, ma sarà anche molto importante. La collaborazione, infatti, fra il Regno dei Paesi Bassi e Milano è una collaborazione fortissima. Sono da qui solo da 2 settimane, ma praticamente ogni giorno ci sono eventi con partecipazione di società olandesi o di miei connazionali. La cosa non può che farmi piacere. Sono già stato appunto in diversi teatri, diverse esposizioni, mostre fotografiche, tante diverse attività. Veramente siete instancabili qui a Milano. Se siete interessati a seguire quello che facciamo appunto noi, beh, vi invito a dare un'occhiata alla nostra pagina web, piuttosto che il mio account Twitter, per essere informato di tutti questi eventi. Molti esperti olandesi vengono qui a Milano, ma attenzione, sono anche molti gli italiani che se ne vanno in Olanda. E in effetti devo, se mi permettete, menzionare un evento che avrà luogo alla fine del mese di ottobre. Si tratta della settimana della design olandese nella città di Eindhoven e sarà un altro momento in cui, come dire, cominceremo a collaborare ancora di più. Sarebbe bene, dice Maria Grazia, avere un meet the media guru anche in Olanda. Va bene, allora direi che posso finire qui la mia piccola campagna pubblicitaria, questo lungo spot pubblicitario. Grazie mille per la vostra attenzione, lascio il microfono a Maria, grazie mille. Siamo tutti invitati ad andare in Olanda, grazie per tutto. Devo dire che anche la presenza qui di Anouk, ringrazio il consolato olandese qui a Milano per averci veramente messo in contatto e averci supportato per poter avere Anouk Weprecht qui con noi. Adesso l'ho accennato all'inizio ed è un tema a cui tengo tantissimo, mi ho accennato all'inizio che è parte, diciamo che questa serata con voi è l'occasione di lancio di un'iniziativa, secondo noi, perché poi mi auguro è insieme a questo progetto, molto importante, che guarda il tema della manifattura 4.0, dell'evoluzione, dell'innovazione nelle nostre imprese e che vuole appunto accelerare, se vogliamo, comunque dare il proprio contributo di pensiero e di azioni in questa direzione, che sapete è molto molto importante ed è perfettamente coerente con la serata di questa sera, perché Anouk, come ha detto anche il nostro console, lavora esattamente su questi temi: artigianato, bellezza, arte, design e innovazione molto avanzata. Il progetto con cui collaboriamo si chiama Innovation and Craft Society. Allora io vorrei invitare qui ed è un progetto che facciamo insieme alla Triennale, anche con la collaborazione di Stefano Micelli che è qui con noi, e noi ci teniamo molto perché appunto
Mediaguru, questo tema delle collaborazioni, lo vorrebbe sviluppare dando proprio una mano con chi invece appunto lavora in maniera continuativa, cioè su alcuni temi che è importante che sviluppiamo e che rendiamo sempre più importanti e diffusi. Quindi io invito qui il dottor Alberto Staccione, che è la direzione generale di Banca IFIS, che sostiene questo think tank che è nato qui in triennale dopo che l'anno passato, vero dottor Staccione? Grazie. Era stata inaugurata una mostra qui con la triennale, durante la 21ª triennale, a cura di Stefano Miceli e sostenuto da voi. Da lì è partito questo percorso interessante di Innovation e Craft Society. Esatto, grazie Maria Grazia. Buonasera a tutti. Sono Alberto Staccione, sono il direttore generale di Banca IFIS e devo dire che è veramente un piacere vero essere qui questa sera, perché questo è un appuntamento particolarmente importante e di particolare valore. Lo è naturalmente per i contenuti della serata, lo è perché effettivamente è anche il nostro momento di lancio di un'iniziativa, è la prima realizzazione di una collaborazione tra Banca IFIS, la Triennale e Meet Media Guru, che è cominciata in occasione della 21ª esibizione internazionale della Triennale ed è proseguita, diciamo, attraverso un percorso che ci ha visto allora sostenere l'iniziativa di New Craft. È stato un intervento di Banca IFIS non estemporaneo naturalmente, ma era e non è stato nemmeno il primo approccio di Banca IFIS al mondo dell'innovazione. In realtà è stata una tappa, quindi un momento di arrivo e di partenza all'interno di un percorso più lungo che vede la banca da sempre vicina al mondo dell'impresa, della competitività, dell'innovazione e della creazione di valore. Un percorso quindi che ci ha portato, anche grazie al successo ricevuto per strada, a continuare e ad arrivare qui con una nuova iniziativa che lanciamo questa sera, che è Innovation and Craft Society. Questa iniziativa è un progetto, un contenitore che mette insieme imprese di eccellenza e un comitato di esperti di lavoro, che intende fare cultura, nel nostro caso naturalmente una cultura d'impresa, è una cultura d'impresa che in un contesto profondamente mutato dall'innovazione tecnologica, direi una vera e propria rivoluzione per la forza, la dimensione, la velocità dei cambiamenti che la tecnologia sta portando, richiede che questa cultura abbia degli elementi nuovi, che venga integrata di strumenti nuovi e soprattutto di una sensibilità nuova verso questo mondo dell'innovazione, che deve a sua volta tradursi in una concreta disponibilità e apertura e all'incontro tra quello che è diciamo gli elementi tipici di valore della tradizione italiana con quelle che sono le sfide, le soluzioni, le provocazioni della tecnologia. Si parla tanto di contaminazione, bisogna avere il coraggio, la disponibilità, la sensibilità per farsi contaminare, per mettere insieme, parlando di quelle che sono le eccellenze italiane, lo stile, il design, il saper fare italiano con la soluzione, le opportunità e le provocazioni della tecnologia. All'interno di questo pensiero nasce il progetto. È un progetto che mette insieme la banca, gli imprenditori, esponenti del mondo accademico e delle istituzioni. Il nostro paese affronta, sappiamo, una situazione difficile, ha di fronte sfide economiche importantissime, sfide sociali, sfide culturali. All'interno di queste sfide ognuno gioca la sua parte, l'impresa ha un compito fondamentale. E il nostro compito è quello di stare vicino alle imprese per cercare di completare quella cultura d'impresa con gli elementi necessari oggi per essere un imprenditore 4.0, perché questa è la necessità di oggi. E allora abbiamo disegnato e organizzato con Maria Grazia un percorso che intende portare, per il momento organizzato due eventi,
due eventi che intendono portare persone, figure di altissimo livello e di valore internazionale. La prima stasera a Nukui Precht, che rappresenta certamente una fantastica sintesi della tecnologia applicata al fashion. Avremo in ottobre un incontro con Annie Warburton, del direttore creativo del British Council, del Craft Council britannico, e poi tutta una serie di eventi che si svilupperanno poi anche nel 2018, sessioni di lavoro, eventi, manifestazioni, fiere che coinvolgeranno le imprese, le università, le fondazioni. Il lavoro vero poi dovremo farlo tutti i giorni sul campo, per far sì che questi momenti di provocazione culturale, mentale, di riflessione, veramente vengano tradotti rispetto al mercato e al mercato e a chi lavora quotidianamente. Un'ultimissima considerazione: Banca IFIS è nata veramente come anche lei, come piccola impresa dedicata alle piccole imprese, più di 30 anni fa. Nel mondo della moda, per portare un nuovo modo di fare credito. Oggi è una banca quotata con oltre 2 miliardi di capitalizzazione, ma resta profondamente legata alla sua mission, che è l'impresa e il creare valore per il mondo in cui opera. È particolarmente bello questa sera, poter lanciare questa iniziativa esattamente con un aggancio nella settimana della moda a questa nuova iniziativa su questo, e spero che questo sia di auspicio non solo per il successo dell'iniziativa, del programma e del lavoro che abbiamo davanti, ma anche per le imprese che partecipano e, perché no, per il Made in Italy. Grazie a voi. Grazie. Beh, sappiamo quanto è importante tutto l'aspetto economico, finanziario a sostegno delle nuove imprese, o comunque di imprese che vogliano innovare, quindi teniamoci buono la Banca IFIS. No, adesso non volevo fare lo spot per Banca IFIS, però è un partner molto sensibile, molto interessato a tutto questo tema appunto dell'innovazione, soprattutto per le piccole e medie imprese. Ha introdotto dentro questo quadro, con questi scopi che avete capito, che a noi interessa a sviluppare e portare avanti. Adesso io invito Anouk Wiprecht a venire qua, lei l'accogliamo, non so dove è finita, Anouk, eccola, prego. Anouk è designer, ingegnere, lei coniuga tutti i temi di cui abbiamo parlato, è un esempio fantastico di come con l'innovazione e le tecnologie si possono creare e portare avanti dei progetti che, soprattutto nel mondo del fashion, sono dei progetti veramente, veramente innovativi. Diciamo che con Anouk entriamo nella settimana della moda con un pensiero alto, che è quella dell'innovazione anche nel mondo della moda, di un'innovazione che si farà strada da ora in avanti, e entriamo nella nuova stagione di un nuovo vestito. La parola ad Anouk Wiprecht. Grazie. Thank you, Maria. Allora, vediamo se tutto è a posto con l'audio. Dunque, io sono molto spesso su dei palchi e parlo spesso sul palco, però è sempre molto molto difficile per me, perché io non so da dove arrivate, non so quale tipo di disciplina vi interessa, che background avete, e quindi a volte fa un po' paura stare sul palco in generale. Dunque, per quanto riguarda me, allora, a me piace stare un pochino di più dietro le quinte, mi piace fare le cose, mi piace costruire, io costruisco robot. Sì, certo, faccio anche moda, ma lo vedrete, faccio una moda molto diversa, credo, da quello che voi abbiate visto fino a questo momento. E quindi credo che lascerò parlare delle immagini. Allora, io credo appunto nella creazione del design, che si chiamano Turn Transparent. Questo vuol dire quindi che io possa andare a trasformare degli abiti in cuori. Sistemi di microcontrollo, sistemi che controllano il battito cardiaco, degli abiti e dei vestiti che emettono del fumo. Sono un pochino frustrata quando nello spazio personale la gente si avvicina troppo, quindi devo fare sempre dei piccoli, check-up per sopravvivere. Questo vuol dire quindi che riuscirò a cavarmela solo trasformando i miei vestiti in creature robotizzate.
come sono allora queste creature robotizzate? Questo è uno dei miei habit, dei miei vestiti. È appunto un vestito ragno robotizzato. È dotato di sensori di prossimità. Questo vuol dire che se entrate nello spazio personale di questo vestito, il vestito vi attacca, letteralmente vi attacca, perché abbiamo appunto dei dispositivi di controllo proprio sulle spalle e anche sulle scapole. Piccolo filmato, il primissimo, vi faccio vedere cosa intendo. Ho cominciato con il fashion design quando avevo 14 anni. E nel passato ero veramente molto molto timida, quindi mi guardavo attorno e vedevo che le persone comunicavano in modalità non verbale, anche in modalità non verbale. E quindi io ho detto, bene, questo deve essere uno degli aspetti della moda. La moda vuol dire comunicare, comunicare verso gli altri, comunicare per sapere cosa pensano gli altri, modalità personali, stili di vita, umore. Quindi è sempre stato interessante per me lavorare con la moda ed è qualcosa che volevo cominciare a studiare. Ripeto, avevo 14 anni, ho cominciato appunto gli studi in fashion design in Olanda e sono diventata abbastanza brava a costruire letteralmente degli abiti, mi sono sempre occupata di abiti femminili. Durante il mio percorso accademico notavo costantemente una cosa, e cioè che i vestiti che venivano creati erano analogici, non erano digitali, non erano elettronici, non erano interattivi. Quando avevo 16 anni ho cominciato allora ad associare la mia pratica assieme a qualcos'altro, cioè a studi di robotica, perché per me i robot avevano un cervello e lo hanno ancora, hanno l'intelligenza e hanno anche un cuore che pulsa, grazie appunto a dei piccoli microcontroller, sono cioè delle schede computerizzate che in effetti possono essere praticamente dotate di cuore. Ho cominciato a mettere insieme moda e tecnologia, spinta, avanzata, per vedere come poteva andare questo matrimonio e mi sono fatta costantemente delle domande. Quindi elettronica, tecnologia applicate a dei corpi, questo mi permetteva di farmi tante domande, ad esempio come interagire, come utilizzare la moda come nuovo tipo di interfaccia che ci permette di comunicare, che ci permette di esprimere noi stessi. Pensate anche a modalità di socializzazione, questi vestiti ci aiutano a socializzare, punto di domanda, come sono le persone che indossano questi vestiti, che persone diventano. Questo, ripeto, è il vestito che ho appena menzionato, è appunto il Robotic Spider Dress, è un ragno robotizzato con sensori di prossimità davanti, che vedete qui. A seconda appunto di quanto vi avvicinate al vestito, il vestito reagisce, e non solamente in un modo, perché la cosa sarebbe troppo noiosa. Il vestito capisce 12 diverse modalità comportamentali, quindi reagisce fino a 12 diversi modi. Se siete molto molto lontani, vi avvicinate molto velocemente, vi attacca. Quando siete un pochino più lontani, magari il vestito danza, balla. Se siete molto molto lontani, ecco quindi che queste zampe vengono, come dire, proiettate verso il cielo e praticamente quasi vi invita ad avvicinarvi, ma mai troppo. Sono diversi questi stati, io li chiamo appunto modelli o template comportamentali che possono essere creati prendendo in esame un ragno. Pensate alla robotica, pensate al grado di libertà di questo vestito. Quando osservate la meccanica di un ragno, quello vero, beh, questo è molto interessante, questi movimenti mi hanno dato l'opportunità di creare tanti diversi livelli di libertà nel mio design, nella mia progettazione. Molto spesso trago ispirazione dagli animali, ad esempio da come le cose cominciano a crescere, come le piante crescono, come si muovono gli animali, come funzionano strumenti fatti di meccanica. Tutto questo o parte cerco di applicarli ai miei vestiti. Lo spider dress che avete appena visto è uno dei miei preferiti perché devo dire che riesce veramente a giocare con lo spazio personale e nello spazio personale. È interessante secondo me il modo in cui noi percepiamo lo spazio personale e anche ciò che c'è nelle immediate circostanze. Pensate al vostro spazio intimo e poi quello sociale, poi avete quello appunto come dire pubblico, sono degli spazi appunto che si allargano sempre di più attorno a noi, attorno a me, anche a me proprio in questo momento. Se io installo sistemi interattivi sul corpo, è interessante vedere come questi sistemi si muovono, come
reagiscono conformemente a quello che io faccio o penso o dico, o conformemente a quanto qualcuno si avvicina. Il discorso poi della prossimità, cioè della vicinanza. Allora, io ci lavoro moltissimo con questo vestito ragno, l'ho mostrato in varie location. Ad esempio, io sono olandese, la gente è veramente molto provocante, forse un po' come me. Quindi la gente arriva da molto lontano, subito molto vicina, il sistema in questo caso vi attacca un po' aggressivamente. Quando sono invece negli Stati Uniti, la gente, lo vedete forse qui, rimane in uno spazio sociale un po' più lontano, è un pochino più, come dire, cortese forse da questo punto di vista la gente negli Stati Uniti. In questo caso il ragno si mette a ballare un po' di più. In altri paesi invece le persone non entrano neanche nello spazio sociale perché vogliono veramente rimanere degli osservatori. Il mio sistema quindi misura tutto questo in ogni singolo momento. E quindi, ripeto, è un sistema che gioca con lo spazio. Il vestito mi aiuta a respingere le persone se si avvicinano troppo, ma attenzione anche ad invitarle a venire vicino a me se rimangono per troppo tempo troppo lontano, con queste zampe che appunto danzano. Io viaggio moltissimo, costantemente, ho provato il sistema su diverse culture, in diversi paesi, l'ho provato in tanti diversi contesti urbani. Quello che io faccio quando lavoro con gli studenti, faccio capire l'importanza del costruire qualcosa quando vogliamo essere interattivi, creare ed essere interattivi, creare e fare il test, metterlo alla prova, testare costantemente. C'è molta interazione in questo mondo, ma c'è molta interazione anche nei miei vestiti. A me piace dire senso di personalizzazione, ma anche di interpersonalizzazione, cioè di rapporti interpersonali. Questo vestito vi permette di raccogliere informazioni che vengono poi trasmesse al design del futuro. Qui ho portato un altro piccolo filmato, sempre dello spider dress. Ecco il sistema che funziona. Qui vedete appunto tutta la tecnologia, in modo particolare attorno al collo, sulle spalle, sensori della respirazione, sensori di prossimità nella parte anteriore. Questo invece è un altro piccolo progetto, l'avete visto, con Intel. Intel crea appunto dei chip, cioè dei semiconduttori. Abbiamo lavorato con loro nel quartier generale di Portland, che è la capitale dell'Oregon. Questi ingegneri vengono da me e mi dicono, scusa, ma perché Intel allora è interessata ad esempio questo tuo spider dress? Cosa ci fanno con questo vestito? Beh, Intel crea appunto delle schede madri computerizzate con cui io lavoro e quindi vogliono che la gente le testi appunto queste schede madri di ultimissima generazione e vogliono anche che la gente ci giochi, ci scherzi fisicamente e anche non fisicamente, insomma, come dal punto di vista dell'intelletto, della nostra mentalità, il fatto di vedere cosa pensiamo di queste schede madri. Ho fatto vedere questo sistema in tante diverse occasioni e abbiamo creato anche dei piccolissimi ragni che avete appena appena visto alla fine del filmato, che l'abbiamo presentato alla Maker's Fair. Allora, la Maker Faire la conoscete, è una sorta di grande fiera del design in cui sia bambini che adulti si riuniscono e questo ci dà una grande possibilità, cioè il fatto di fare vedere qualcosa di nuovo, spingiamo in avanti il limite, entriamo nel futuro, si lavora sulla tecnologia per moduli. Da questa prospettiva allora la moda diventa anche, lo vedete, animalistic. Cosa vuol dire questa sorta di nuovo aggettivo? Beh, ci permette di collegare non solamente dei modelli comportamentali tipici degli animali, ma ad esempio possiamo creare dei vestiti che hanno una mimica quasi teatrale, piuttosto che modelli comportamentali molto molto simili appunto a quelli degli animali. Come fa la nostra moda ad attaccare? Come fa a proteggerci? L'avete visto quel vestito? È effettivamente un meccanismo di protezione, meglio ancora di autodifesa, che vi può comunque aiutare a socializzare quando vi va, a non socializzare quando non vi va. Ecco quindi tante diverse nozioni che io però ho elencato, certo, ma in un modo un pochino diverso. La moda ci permette di essere sociale, ma anche nel senso nuovo di social. La moda ci fa esprimere personalità, ci permette di essere più o meno intimi, come dicevo prima, fa lavorare le emozioni, lavora sulla nostra psicologia. Lavora sull'estetica, potrebbe essere anche interattiva, ci rende belli, ma potrebbe renderci anche un pochino strani.
e a volte ci rende quasi fastidiosi. Ok, ho messo insieme tanti diversi, come dire, elementi da positivi e negativi. Questo è un altro animale, di nuovo sapete che questo appunto è una, sì, insomma è una piccola, un piccolo polipo. Sapete che i polipi piuttosto che le seppie hanno questo meccanismo particolare, in modo particolare la seppia assieme a diverse altre specie simili può spruzzare proprio dell'inchiostro, è un meccanismo ovviamente di difesa. Sembra quasi una piccola nuvoletta di fumo, peccato che questo fumo sia nell'acqua. Io ho rielaborato questa idea dell'acqua, della nuvoletta di fumo. Qui ho collaborato peraltro con un collega italiano. Allora, questa è la nona versione di questo vestito che fuma, è lo smoking dress, che non è certo uno smoking, che ovviamente qui ho lavorato con del poliuretano, con delle termoplastiche, abbiamo lavorato moltissimo per dare una parvenza tridimensionale. Cosa fa questo vestito? Ancora una volta, strapieno di sensori. Se ci sono delle persone attorno a questa persona, cioè attorno al vestito, ecco che non solo comincia a mettere fumo, ma ne mette sempre di più a seconda del numero crescente di persone che si avvicinano. Abbiamo lavorato moltissimo con Victor Modesta, è un artista bionica e come vedete purtroppo ha perso la parte inferiore di una dei due arti. Lei comunque si mostra lo stesso, lavora nella moda, si mostra anche e soprattutto per quello che le è capitato. Vedete quello che io ho fatto per lei, ho sostituito, ho provato a farlo, la sua gamba, l'arto mancante, con della tecnologia, con dell'elettronica, e lei stessa ha potuto indossare questo vestito, ha quindi portato questa sorta di protesi elettronica, sopra abbiamo messo un vestito che appunto riusciva ad emettere del fumo. Ho portato alcune delle immagini, lo vedete appunto qui, con i prodotti finali che ho realizzato. Vi faccio vedere qualcosa di un pochino dietro le quinte. Vi porto all'interno appunto di uno dei miei laboratori. Vi faccio vedere in questo momento un piccolo filmato per farvi vedere cosa succede dietro le quinte, nei miei laboratori, com'è il processo appunto di creazione. Potrebbe essere magari qualcosa di più interessante per voi che no, semplicemente farvi vedere semplicemente un processo molto molto netto, molto, come dire, freddo, per farvi veramente vedere qualcosa che vada al di là di una semplice presentazione. Qui ho trovato un altro dei vestiti che gioca veramente con un'altra nozione, guardate, cioè il fatto dell'essere molto più social. Questo è uno dei miei veramente preferiti, sono tutti quanti come dei bambini per me, come dei piccoli figli, però ognuno, giustamente come i figli, è speciale, è particolare. Questo è veramente, veramente particolare, perché? Perché il vestito prepara dei cocktail, c'è un sistema elettronico ovviamente, c'è tutto quanto una pompa peristaltica attaccata alla parte posteriore del vestito della nostra modella. E cosa facciamo? Beh, quello che la maggior parte della gente non sa è che ci possono essere, pensate, dei nightclub a Las Vegas o dei ristoranti a Ibiza che vi forniscono i cocktail prodotti proprio da questo vestito, avete capito bene. La sperimentazione peraltro va avanti, abbiamo già sperimentato diverse volte il cocktail dress, vi faccio vedere un po' come funziona, basta schiacciare alcuni tasti ed ecco quello che succede. Vedete che possiamo servire un gin tonic grazie appunto all'attivazione elettronica di una pompa peristaltica. Sembra un modo molto semplice di utilizzare l'elettronica, abbiamo del liquido, abbiamo le luci giuste, abbiamo qualche piccolo tasto. Questo però crea un'interazione molto interessante con le persone e quindi questa sorta di grande abito, cioè questo pezzo fisicamente di moda, questa unità moda, così mi piace chiamarla, diventa interattivo o aiuta voi a diventare interattivi. È possibile poi anche associare tante altre luci di altri colori. Qui trovate nella parte sinistra in alto, guardate, un'altra creazione ancora. A volte il designer si permette di immaginare come possano andare le cose, però io non lo faccio mai, nel senso che io creo appunto i miei vestiti sulla base di una mia necessità personale e poi mi diverto a vedere se c'è interazione o meno.
E qualcuno mi dice: perfetto, il vestito è stato eccezionale, il cocktail è eccezionale, però io ho nascosto dentro appunto questo vestito nella, in cima alla spalla una sorta di piccolo mitra, non abbiate paura, non è nulla di pericoloso, però qui c'è un piccolo mitra che spara delle palline di gomma, fondamentalmente dei chewing gum, in faccia alle persone. E quindi posso far capire che sì, sono gentile, do il cocktail, faccio due chiacchiere, però se mi gira male posso anche spararvi. Vi ho portato un altro filmato. Vediamo, eccolo qui. Trovo interessante quest'ultima creazione. Vedete qui due nuovi termini, quindi la natura interattiva, la caratteristica interattiva di quello che siamo noi e anche dei miei vestiti. Allora, interazione vuol dire proprio parlare con la natura, quindi interagire, agire con le persone. Allora, a me non piace ad esempio ballare, ma mi piace piuttosto osservare gli altri in tanti diversi quadri situazionali, in tante diverse situazioni per vedere la sensibilità, l'espressività, la giocosità, i modelli comportamentali, appunto, come dicevo prima, forse l'atteggiamento più difensivo piuttosto che d'attacco di queste persone. Mi piace molto proprio il termine interattivo, perché la nostra vita è fatta di interazioni, di agire con gli altri. Faccio ancora riferimento ai miei vestiti. Come poter giocare, come essere social, come offrire un drink, ma al tempo stesso, se appunto cambio idea, sparare e tirare una pallina di chewing gum alla stessa persona. Uno dei miei principali prodotti di qualche tempo fa era stato creato per un altro designer. Aveva uno studio in Olanda che lui chiama paesaggio interattivo. Questa parola dovrebbe dirvi qualcosa, perché avete avuto ospite questo mio collega qui a Mid Media Guru. Già nel 2009-2010 abbiamo creato insieme a lui diversi vestiti. Questo si chiama intimacy, quindi intimità. In questo caso abbiamo cristalli liquidi polimerici. Questo, vedete, non ha solamente un unico sistema tecnologico, ma c'è veramente scienza dentro questo vestito. Questi piccolissimi cristalli, infatti, quando, come dire, li muoviamo con dell'aria o piuttosto che ci spariamo della luce sopra, si muovono un pochino. Quindi vedete che è proprio possibile cambiare il livello di trasparenza grazie alla luce che viene proiettata. Questo appunto è il progetto che si chiama Intimacy. L'avete visto, è un pochino come i progetti di cui vi ho parlato prima, nel senso che cerco veramente di dare vita a queste creazioni. Sono delle creazioni, lo ripeto ancora una volta, interattive. Tutti questi vestiti per me sono quasi come degli esseri umani, si muovono, sono, ripeto, con interazioni, interazione con l'elettronica, con la tecnologia, interazione con le altre persone, interazione con me che li creo, interazione con chi indossa queste strane creature. Fate riferimento anche all'utilizzo di questa tecnologia, magari non per forse i vestiti, per parlare di tecnologia ed elettronica con i bambini. Sono tanti i fattori da prendere in esame quando vogliamo insegnare qualcosa, insegnare l'elettronica, il fatto di far vedere anche i materiali di cui sono costituiti, la materialità veramente, la possiamo chiamare la matericità, questo, sono veramente dei materiali materici, sono come dire, materiali che hanno una certa uniformità o disomogeneità, sono dei materiali che veramente ci permettono di fare test, sperimentazione. Come dicevo prima, tutto questo ci permette di andare avanti, creare design nuovi.
Vi parlavo appunto prima dei cristalli liquidi con dispersione polimerica. Abbiamo praticamente dei campi elettrici, in questo caso applichiamo certe forze su questi piccoli campi elettrici. Non sto a darvi troppe informazioni tecniche, ma dovete sapere che queste piccole sfere, come dire, con questa carica elettrica riescono a muoversi, a rovesciarsi, a spostarsi. E questo vuol dire che è come se noi riuscissimo quasi a trasportare la luce, perché l'intensità della luce fa cambiare appunto la densità e fa di queste sfere e fa, le fa scorrere, le fa fisicamente cambiare, restringere, allargare. Guardate com'è bello applicare questa tecnologia a livello simbiotico, guardate com'è possibile fare cambiare un corpo e quindi lavorare sulla simbiosi. Cosa faccio? Beh, a me piace lavorare nello spazio, a riempire degli spazi, mi piacciono molto queste distanze, lo spazio diventa pubblico, poi diventa sociale, poi diventa intimo, diventa addirittura privato e quasi solamente nostro. A volte tutti questi paesaggi e questi sistemi possono essere disegnati, come avete visto prima, con delle curve, magari concentriche. Altre volte però non è così facile, tutto non è così concentrico, ci sono degli accavallamenti, delle superposizioni, un pochino come si accavallano fra di loro moda e tecnologia. Secondo me, infatti, questo tipo di moda tecnologica è una moda che ha, come dire, un doppio senso, entra ed esce. Non è un senso unico, è qualcosa che va verso una direzione, si arricchisce e torna indietro. Ripeto, non è qualcosa di fisso, non è qualcosa di immobile, a poi al contrario, è una moda in-out, si va verso qualcosa, ci si arricchisce e si torna indietro. Tutta la moda creata adesso non è stata mai così tecnologica come in questo momento. La tecnologia ci ha aiutato già nel recente passato a creare moda, ma non è stata messa dentro la moda, addosso a tutti quanti noi. La tecnologia e la moda devono veramente sposarsi, devono andare di pari passo, si devono dare la mano. Secondo me questo è uno dei grandi argomenti, dei grandi topic di questo momento. Penso che questo ci possa far capire dove ci porterà la moda. Torniamo alla mia nozione, alla stampa che faccio di plastiche particolari, di tessuti particolari, il vestito che emette del fumo. Vi faccio vedere un'altra sperimentazione per farvi capire tutto quello che io faccio a livello di prova, di test. In questo caso avete fondamentalmente dei cavi che sono stati smembrati e ricomposti per creare un vestito. Cosa avete visto? Dunque, il sistema qui è un pochino più diretto, se volete, un pochino meno umano, però è interessante perché il sistema apprende anche dai movimenti che fa questa modella e si autoaggiorna costantemente. È un pochino come dei bambini, il bambino che cresce giorno dopo giorno con un aumento del livello di conoscenza, con la scolarizzazione, col desiderio di andare avanti e continuare a scoprire, a lavorare, a sperimentare. Questo è tipico, secondo me, di questo matrimonio moda-tecnologia. Questa invece è la primissima versione dello spider dress che avete visto prima, il vestito ragno. È stato creato grazie a una taglierina laser. Qui vedete la versione primissima, avete la versione bianca, ce n'è una che è stata realizzata completamente con stampanti tridimensionali. Poche persone hanno visto questo progetto, questo è il sistema iniziale, è il sistema, ripeto, che è stato frutto del taglio laser prima della stampante 3D. La nozione del vestito ragno, dello spider dress, si basa su un gioco, questa versione, un gioco che si chiama Limbo. Forse voi conoscete questo gioco, sulla mano chi lo conosce? Ok. A volte in qualche presentazione non c'è nessuno che alza la mano, a volte invece alzano tutti quanti la mano, questo fa capire che i pubblici sono appunto diversi.
Allora, sapete quindi più o meno come funziona questo limbo, questa grande ispirazione, almeno per me. Io ero seduta sul divano un giorno e un mio amico, Daniel, ha visto che ero un pochino stanco. Ha acceso la televisione e quindi ha detto: sai che cosa, ti faccio vedere questo gioco perché ti darà sicuramente ispirazione. È un gioco niente male, che ci piace moltissimo. Molto molto cool veramente questo gioco, ed ecco perché avete alzato la mano, perché è veramente molto molto divertente. Se giocate a questo gioco siete veramente ispirati dalla musica scandinava, se non mi sbaglio, e quindi è possibile appunto capire quello che viene fatto di giusto e anche di sbagliato, proprio realizzando vari paesaggi musicali. A parte questo, ho pensato che fosse interessante, vedete, perché questo è un punto fondamentale della storia che mi ha dato ispirazione. Guardate questo bambino che incontra un enorme ragno, però deve combattere contro questo ragno, e questo ragazzino, mentre si avvicina sempre di più alla zampa del ragno, ecco che il ragno diventa sempre più un essere sensoriale, i sensori funzionano sempre meglio, sempre di più. Pian piano il ragno comincia ad articolare, a muovere appunto le zampe. Tutto questo diventa da astratto a reale, da reale ad astratto, e questo vuol dire che devo veramente cercare di capire come si sentiva il bambino davanti a un ragno così enorme, una cosa veramente incredibilmente grande, potente, qualcosa di spaventoso, che invece pian piano può essere messo sotto controllo. Torniamo a vedere questo bambino e questo ragno. Guardate, io osservo costantemente i ragni veri che si muovono, sperimento il tutto e trasformo con l'elettronica e l'informatica in ragni meccanici. Ecco il tipo di movimenti che abbiamo studiato all'inizio, sono tutti quanti i vari movimenti più o meno articolati delle zampe del ragno. Guardate come si rapportano anche al resto del corpo, che rimane fermo al centro. Poi, come dicevo prima, mi interessa molto studiare i modelli comportamentali, non solamente delle persone, ma anche degli animali, cioè cercare di capire come posizionare tutti quanti questi dispositivi meccanici per controllare la vostra libertà, la vostra nel senso di quella del vostro corpo. Faccio vedere un piccolo filmato che non è esattamente questo. Ve lo lascio. Guardate questo bellissimo vestito, è robotizzato, esatto, sono appunto un vestito nero, qui trovate praticamente due sorti di ragni che sono sulle due spalle e il vestito, come dire, si muove per cacciare di via. Assolutamente sì, è un vestito indossabile, portabile, e se vi avvicinate un pochino troppo a questa modella, il vestito vi respinge. Il tutto quanto non viene fatto a caso, ma appunto queste sei piccole zampe, queste piccole protuberanze si muovono in modalità indipendente. Le persone che vengono magari a parlarti non sono quelle a cui magari vuoi rispondere, quindi vi serve, no, questo spazio personale, potrebbe essere divertente. Allora, piccolissimo filmato, secondo me appunto è così, hanno fatto una battuta ma hanno condiviso, come dire, qualcosa di personale. Guardate la comunicazione come può creare dei momenti di grande apertura grazie a questa tecnologia. È qualcosa che crea delle discussioni, genera comunicazioni, scatena del dialogo, a seconda appunto del posizionamento di questi due ragni, del vestito, della modella o della persona che utilizza il prodotto. Sono domande che a volte mi vengono poste, ad esempio: se noi mettiamo tecnologia nel corpo e sul corpo, come diventeremo? Come ci trasformeremo? Ecco quindi che la moda diventa un'interfaccia e l'interfaccia diventa praticamente uno strumento di collaborazione e anche di comunicazione. Faccio riferimento all'elettronica, al digitale in generale. Secondo me questa combinazione è veramente nuova, è un matrimonio che sempre esiste, ma se ci pensate nella moda non c'è ancora. Moda vista come interfaccia, interfaccia vista come strumento, strumento che io posso utilizzare, ma che, come dicevo prima, utilizzo per raccogliere dati, socializzare o anche, perché no, scherzare, creare situazioni decisamente uniche. Altro tema importante per me: la maggior parte dei prodotti che avete visto si basa su un'altra nozione, sicuramente quella della moda, perché sono comunque degli abiti, dei vestiti, però c'è molto che si basa anche su ciò che io chiamo ambiente circostante, appunto le famosi tre o quattro livelli di spazio privato, intimo, personale, poi pubblico. Io utilizzo i cosiddetti biosegnali per creare i miei vestiti.
come spiegare i biosegnali. Ad esempio l'elettrocardiogramma, avete la temperatura, avete ad esempio l'EMG, avete la risposta, come dire, della pelle cutanea. È veramente una tecnica molto particolare questa, qui si fa riferimento alla pH ad esempio della nostra pelle. Sono veramente tante, come dire, le caratteristiche della pelle ma anche del nostro corpo che possono essere misurate e che solitamente non facciamo. Potremmo misurarci la pressione, misurarci la nostra circonferenza, vedere quanto possiamo stringere prima che manchi il respiro. C'è il discorso anche del sudore, della traspirazione. Abbiamo raccolto dati veramente interessantissimi, in modo particolare sull'emozione. Qui avete, come dire, il volume del cuore e anche il battito cardiaco. Secondo me, infatti, la respirazione è veramente molto molto intuitiva. Ci sono delle misurazioni molto razionali, ma ci sono delle misurazioni che invece vanno a guardare qualcosa di molto irregolare, di non conforme. Tutto questo dipende appunto dalle nostre emozioni, da come reagiamo davanti a certe pressioni o persone. Mi sembra veramente un tema molto interessante da osservare in questo momento. Questo Axel sta per accelerometro. Possiamo infatti misurare la velocità, se così posso dire, a cui vive una parte del nostro corpo, per cui il sangue che scorre, il cuore che batte, il cervello che ragiona. Abbiamo mille veramente di questi biosegnali, dipende anche dove io voglio andare a misurare queste mie caratteristiche, quindi sceglierò una delle tante parti del corpo. Noi sappiamo che delle volte, non so, non stiamo molto bene, siamo un po' giù di morale, quindi possiamo con queste alternative misurare il nostro morale. Questa cosa non è magari molto sexy, perché magari abbiamo, come dire, un'immagine molto, come dire, molto medica sul nostro computer, non c'è nulla di bello, nulla di interessante, no? Se non un'immagine tipica da studio medico piuttosto che da ospedale. Quando invece ci mettiamo a lavorare, vedete, con questi segnali del corpo, cioè con i biosegnali, voi fate riferimento ai biosensori. Ad esempio, se io utilizzo dei dispositivi molto commerciali, cioè quelli che non creo io, non capisco bene cosa sto misurando, che qualcun altro ha preso questa decisione, ha fatto questa scelta. Io invece misuro i miei biosegnali, voglio farmi misurare nel momento in cui decido io e nel punto del corpo che decido io. Altra cosa ancora, c'è una nozione, come dire, come misurare le mie emozioni? Lo posso fare solo con uno di questi dati, cioè con una di queste misurazioni, oppure posso prendere diverse di questi sistemi e dati che funzionano come un ecosistema. E ancora una volta, il battito cardiaco, le contrazioni, siamo tesi, non siamo tesi, siamo rilassati o meno, stiamo sudando o meno, sono tante piccole relazioni che noi possiamo creare proprio andando a correlare tutti quanti questi dati, che ripeto non arrivano solo da un campo, solo da un settore, ma che possono associare la moda, la tecnologia alla medicina. Questa è una delle cose che faccio. Allora, io partecipo a tanti esperimenti. In questo caso faccio riferimento a una sorta di piccolo casco, una struttura che è fondamentalmente come una cuffia. Abbiamo fondamentalmente due elettrodi che vanno da A a B. In questo caso noi abbiamo fatto una sperimentazione per vedere come reagiscono le onde cerebrali, per cui è una sorta di strumento che vi fa l'elettroencefalogramma, quindi EEG, con gli occhi chiusi e poi con gli occhi aperti, poi vedendo il filmato, poi senza vedere il filmato. Fondamentalmente io sono seduto, utilizzo sempre sensori di prossimità, c'è una videocamera, vedo cosa sta facendo appunto la modella e vedo anche come sta reagendo il corpo a diverse mie alternative. Questa ricerca veramente molto molto avanzata, sono modelli comportamentali associati a modelli di gestione spaziale. La prima volta che abbiamo fatto questo esperimento, l'elettrocardiogramma ma anche l'elettroencefalogramma non sembrava proprio perfetto e per questo quindi abbiamo modificato il vestito, uno di quelli che avete visto prima, l'abbiamo fatto indossare, abbiamo misurato le reazioni di questa modella indossando il vestito ma anche senza indossarlo. Abbiamo lavorato anche con Sparks, è praticamente un sistema appunto indossabile che io chiamo Residence Wearable, RW, creata appunto da me. Fondamentalmente qui abbiamo nascosto delle piccole telecamere nei vestiti e anche in piccoli dispositivi che venivano messi attorno al vestito.
Io penso che questo possa essere un altro argomento interessante, vedete, perché innanzitutto ce l'avremo moltissimo negli Stati Uniti. Devo dire che danno gli Stati Uniti ai bambini troppi farmaci, delle medicine. Quindi io ho inserito nel vestito un piccolo dispositivo per far capire ai genitori, ma anche a questi bambini, come sta funzionando il loro cervello invece di dare dei farmaci tranquillanti. Sapete che è un problema questo in America. Questa potrebbe essere appunto un'altra nozione che riguarda questa sorta di dispositivo di misurazione delle onde cerebrali. C'è anche una piccola telecamera sopra che registra qualsiasi movimento. Assieme a questo dispositivo elettronico, questo apparato è un prototipo che deve essere ancora elaborato, quindi non abbiamo ancora gli elettrodi, però in questo progetto ho avuto il piacere di poter collaborare con tanti studiosi per vedere come continuare a sviluppare il progetto stesso. Ancora una volta, lavoriamo meglio su questi bambini, cerchiamo di capire un pochino meglio come funzionano, quali sono appunto le loro onde cerebrali, prima ancora di dare dei farmaci. Lo vedete, è un dispositivo ancora parzialmente costituito, ci stiamo lavorando ancora in America e non solo, lavoriamo con vari gruppi di bambini e facciamo test costantemente. Ancora una volta, se appunto questi bambini possono essere misurati in questo modo, è come se facessero un elettroencefalogramma costantemente, 24 ore al giorno o quasi, invece di fare un singolo esame magari in ospedale. Allora, un'esperienza del genere come quella che vedete qui, beh, non è forse molto piacevole, anche perché tutto questo gel che vi mettono in testa dà fastidio e vi sporca. Io invece faccio divertire questi bambini perché dico loro che in testa hanno una videocamera, ci possiamo guardare i filmati dopo, ma al tempo stesso tutti quanti i sensori captano i movimenti, fondamentalmente le onde cerebrali che si scatenano, poi si sovrappongono quando la bambina studia, piuttosto che dorme, piuttosto che gioca. Qui vi spiego con parole veramente molto molto povere ciò che io cerco di fare. Invece di avere tutti quanti questi sensori del sistema detto tradizionale, ma veramente infattibile, ho scelto i sensori fondamentali, è una sorta di forma a T. Abbiamo integrato nel piccolo casco, nel sistema, la videocamera e poi tutti quanti i vari sensori che captano i segnali per avere tutta la curva di modulazione dei segnali cerebrali. Allora, altra cosa interessante sempre di questo dispositivo, cercavo di evitare l'utilizzo appunto di come dire, sistemi come elettrodi piuttosto che di gel. In questo caso abbiamo lavorato con una società che fa medical engineering, sistemi di ingegnerizzazione, tecnologia fondamentalmente ad uso medicale. In questo caso è possibile utilizzare dei sistemi, come dire, che non hanno bisogno di gel perché non devono stare fisicamente attaccati al cuoio capelluto, ad esempio. Qui abbiamo dei vari dei modelli, dei template, tantissimi prototipi su cui abbiamo lavorato. Vedete appunto dietro tutto quanto il discorso dello studio sul posizionamento degli elettrodi e anche di quella sorta di unicorno che spunta. Allora, io non posso lavorare come designer solo come designer o solo come artista o solo per i bambini. Ecco quindi che abbiamo lavorato con un istituto, anzi una vera e propria istituzione la chiamerei io, perché ci hanno veramente aiutato a creare questi caschi, questi dispositivi super tecnologici. Abbiamo cercato anche di trovare il modo di lavorare meglio con questi bambini, quindi non fare portare tutto questa sorta di cappellino il quale poi va a coprire tutti quanti gli elettrodi, ma magari il nostro casco, il nostro dispositivo che è molto più simpatico, il design è molto più moderno. A me piace molto il design giocoso, quello scherzoso. Questo casco peraltro può essere utilizzato direttamente dai bambini, sono loro che mettono e tolgono.
Io sono un po' egocentrica perché appunto essendo ricercatrice e poi sviluppatrice di questo sistema, ecco che mi piace molto vedere il bambino che ci gioca. Questa è un'immagine insomma un po' utopica, insomma io che sorrido, la bambina che sorride, magari non sono tutti quanti così, però se la bambina deve essere misurata così, la bambina non è più se stessa, quindi magari la misuriamo per almeno 30 minuti, ma la bambina qui è sorpresa, non sta bene, è scocciata. Se invece voi create un'esperienza di genere dicendo dai, porta l'unicorno, trasformati in un unicorno, la bambina vedete che reagisce positivamente, quindi noi entriamo nel loro mondo appunto di gioco, il loro mondo ludico, e si dimenticano di essere tra virgolette davanti a un medico piuttosto che a un dottore. Quindi perdonatemi la mia egocentricità, ma lo faccio solo perché mi piace vedere bambini in questo modo. Voglio utilizzare questo dispositivo, questo famoso caschetto ad unicorno, perché i bambini ci si divertono e noi raccogliamo dei dati, vediamo appunto come si comportano. Questo lo facciamo utilizzando, lo vedete, molta tecnologia, molta strumentazione avanzata, il design sicuramente, i materiali giusti, come dicevo prima, e questo ci permette di migliorare le nostre nozioni. Torno a un'altra lezione, il non riuscire a testare abbastanza bene i bambini con i dispositivi attuali. Ed ecco che io ho cercato di fare qualcosa di più facile, di più scherzoso. Con un'azienda abbiamo creato effettivamente un sistema molto affidabile, a mio avviso, che si occupa di tutte queste misurazioni. Si chiama P3, P3. Questo ci permette di creare, ripeto, qualcosa di assolutamente affidabile e utile per tutta quanta la community. Questo ad esempio è stato un hackathon che noi abbiamo organizzato, a cui abbiamo direttamente partecipato. Il prossimo si chiama IEEE, quindi IEEE, in questo caso cerchiamo di portare avanti questa nozione, quindi isoliamo il P3, quindi il P3, cerchiamo anche di misurare appunto le difficoltà, come dire, cerebrali, quindi mentali, a ritardo mentale di alcuni bambini. La cosa che serve è veramente qualcosa di molto molto affidabile e non dispositivi che sembrano funzionare bene ma che non raccolgono dati. A me piace molto veramente pensarla in un modo diverso, in un modo alternativo, affrontare la stessa situazione ma risolvere in modalità diversa. Torno un attimo alla nozione di community, di comunità, che ho appena accennato. Beh, sapete che il mio background fondamentale è la moda, a cui ho associato tantissima tecnologia. Lavoro con alcune community open source, lavoro moltissimo nello spazio anche degli hacker in passato, adesso sono diventato un pochino dei maker places piuttosto che i Fat Lab. Penso che le community siano importantissime per me e per tutti noi, perché fondamentalmente io arrivo appunto da queste community. A 14 anni me ne sono resa conto, volevo appunto associare il robot al corpo, e quando l'ho fatto, come dire, avevo ancora dei computer molto molto grossi che dovevo attaccare al corpo, non molto belli, non molto sexy. Nel 2004-2005 io ho cominciato veramente a venire peraltro anche in Italia, perché qui avete creato appunto Arduino, che è un modulo fondamentalmente italiano di Massimo Bassi, proprio qui. Allora, in questo caso Arduino sapete che è una piattaforma open source che è possibile programmare, e direi che una cosa interessante appunto di tutto questo è che permette veramente a tutti, e dico tutti, di utilizzare dell'elettronica e fare appunto il plug-in, quindi di attaccare fisicamente sensori dove volete, sistemi robotizzati, non robotizzati, per me è la moda, per qualcun altro potrebbe essere qualcosa di diverso. Però ripeto, questo è veramente il bello dell'open source, dell'utilizzo libero, spensierato, se così posso dire, di piattaforme. Mi piaceva molto anche il linguaggio computerizzato, il linguaggio informatico C, ma C è abbastanza difficile. Secondo me adesso, grazie ad Arduino, abbiamo scoperto tanti altri sistemi, tanti altri ambienti, e queste comunità creavano veramente moltissime library dalle quali appunto potevamo trarre delle informazioni. La nozione di open source è la seguente: prendi, usi e condividi, per cui restituisci alla comunità. Torniamo un attimo al mio vestito cocktail. Cosa cerco sempre di dire e anche di fare? Una volta quindi che ho creato qualcosa di cool, la couture, quindi la moda cool, tutti i nostri sforzi che ci portano a qualcosa di cool, cioè di moderno, di intelligente, io penso sempre all'open source, perché mi piace questa parola, open source, è una fonte aperta, è un pochino come outsource, ovvero fonte sì, ma da dare fuori.
qui nel mio sito trovate tanti piccoli accorgimenti. Vedete appunto ciò che abbiamo fatto, avete l'elettronica stampata in tridimensionale, avete appunto consigli su come creare un piccolo robot, come fare quindi un vestito robotizzato, come creare tutta quanta la pixelizzazione, tutto quello che ha quindi l'elettronica e ancora queste nozioni, mille e ancora mille. Ne devo caricare appunto di più di questi filmati, è il mio modo appunto di caricare e anche di dare qualcosa agli altri. Qui capite anche come codificare l'elettronica, avete tutta quanta la modellazione tridimensionale, gli strumenti che vi servono per stampare fisicamente il vestito o per creare la parte tecnologica ed elettronica. Vedete, è importante questo, non solo il prendere dall'open source, dalla rete, ma anche dare. Pensate a quanti sono gli sviluppatori, quanto grande è questo settore. Tutti quanti noi dobbiamo veramente imparare dalle persone che caricano costantemente questo materiale. C'è qualcosa che magari io non utilizzo? Beh, non so, ma potrebbe essere qualcosa che condivido con qualcun altro. Potrei mettere online o in rete una stampante 3D. Qualcuno può magari scaricare il mio file, qualcuno è contentissimo, che ne so, dell'anello qui che ho al dito e che ho stampato con la stampante tridimensionale. Io non ci faccio soldi con questo anello, ma potrei rendere felice qualcun altro che veramente apprezza questo stesso anello. Questo trasforma la vostra identità, vi permette di condividere sempre di più. Altra cosa ancora. Allora, non voglio terminare con la classica presentazione normale, quindi con la classica opera mia, voglio farvi vedere qualcosa di diverso, che qualcosa che sta accadendo attorno a noi è veramente molto interessante, è ancora più interessante ciò che è simile a quello che sto facendo in questo momento. Nella nostra community ho cominciato a incontrare persone che mi dicono sì, bello, bello il vestito, ma sai cosa? Lo voglio fare anch'io, lo copio, anzi sai cosa? Lo rifaccio ma con i Lego. Secondo me i Lego sono abbastanza difficili da usare, nel senso che se facciamo cose complicate, la creazione può veramente diventare molto complicata dal punto di vista dell'ingegneria. Guardate questa nozione, la nozione del cuore che trionfa all'interno di questo, al centro di questa immagine. Poi avete il vestito originale, guardate la forma cuore davanti e vedete che effettivamente anche questi Lego, pensate, riescono a fare il cocktail. Questo appunto ha tratto, insomma, arriva come base dal mio vestito cocktail. Questo si chiama Roboxotica, è una community. Hanno preso questo vestito Lego, l'hanno portato a un festival per farlo appunto conoscere, per farlo vedere, hanno avuto un sacco appunto di persone che hanno detto perfetto, bellissimo, mi piace molto, complimenti, e poi lo hanno rielaborato. Dopodiché io ho scoperto il vestito, ho mandato una mail e ho detto ma cosa avete fatto? Avete appunto rielaborato il mio vestito cocktail? E mi hanno detto sì, scusa, forse non volevamo, non potevamo. Io ho detto ma non c'è nessun problema, è una cosa assolutamente incredibile, è stata, mi hai trasformato la giornata, insomma, ho visto una mia creazione trasformata. Spider Dress, loro lo hanno ricreato sempre con questa tecnica, diciamo, Lego. Questa persona, vedete, utilizza il vestito in tanti diversi modi, ma guardate la geometria, guardate appunto le spalle, i sensori di prossimità, gli infrarossi che sono dentro i mattoncini Lego e tutta la costruzione che decora le spalle e anche la schiena al centro delle scapole, tutto questo con i mattoncini Lego. E questa è la cosa veramente bella, e cioè non portarsi sempre a casa qualcosa, ma dare alla community, dare alla comunità, riniettare qualcosa che, come dire, può essere personalizzato. È difficile un po' definire questo scambio, diciamo, di informazioni e anche di file. Vi faccio però vedere un altro esempio di come questi strumenti possono avere una vita nuova. L'avete visto con dei Lego. Ancora una volta, l'open source, fare, certo, ma soprattutto condividere con la comunità vi premierà, tornerà da voi. Per quanto riguarda appunto Hexter, questo è veramente interessante, vi dicevo appunto prima che lavoravo con queste community, abbiamo anche gli Instructable, abbiamo anche City Hub, abbiamo Make come Fair, ce ne sono veramente mille e mille di questi gruppi, di queste community. Ancora una volta, non fate solamente qualcosa di veramente molto molto cool, ma cercate di condividere al massimo tutto ciò che fate.
È un pochino ciò che volevo dirvi questa sera, giusto così, qualche istruzione insomma su quello che faccio, non solamente delle immagini che sono sempre belle, ma insomma non sempre raccontano tutto ciò che faccio. Questa è un pochino la mia storia, è una storia appunto che va dall'analogico e passa al digitale. Sto esplorando la moda vista come interfaccia, ma come dicevo prima, lo risottolineo, interfaccia che diventa però uno strumento. Per cui come fa questa moda a trasformare tutti quanti noi? Appena creo sistemi interattivi, come posso fare veramente la differenza? Come posso generare delle impressioni? Perché poi è questo che vuole fare la moda, vuole, come dire, definire, vuole personalizzare. Tutto questo si basa su voi come persona, su come voi volete esprimervi nei confronti del mondo, se e quanto volete comunicare. Pensiamola anche in modo sempre diverso, attenzione perché la moda può diventare interfaccia giocosa, quasi, come dire, educativa, ma al tempo stesso pieno di gioco, ok? Grazie mille. Thank you, Anu. Grazie, vieni qua, bravissima. Beh, avete visto con quanta leggerezza, stampanti 3D, sensori, robotica, data, adesso poi altri, ha realizzato qualcosa come 37 progetti, è una cosa che non ha detto, è che sta lavorando con grandi aziende. La cosa che mi ha colpito è questa ricerca di aziende come Audi, Swarovski, eccetera, e quindi questo spirito sperimentale però che porta una cultura innovativa dentro anche grandi aziende che si stanno aprendo all'innovazione, grandi aziende che permettono di sperimentare, però questa cultura deve diventare qualcosa che tutti quanti condividiamo. Thank you for the messenger of sharing our... No, il messaggio di scambiare, di condividere, un messaggio culturale fortissimo legato proprio a questa nostra evoluzione digitale. Allora abbiamo il tempo per poche domande, perché quindi se c'è qualcuno che vuole approfondire un attimo e fare delle domande ad Anouk. Qua c'è una persona, se c'è anche qualcuno dalla rete, grazie. Ah, non vi ho detto all'inizio, ma noi siamo andati chiaramente in streaming, ormai è una cosa che fanno tutti, abbiamo cominciato però nel 2005 a fare questo, quindi abbiamo tutto un pubblico che segue sempre gli eventi Mediagura e partecipano e seguiranno e hanno seguito anche questo evento. Prego. Hi, thanks for that amazing. Grazie mille, la presentazione è veramente spettacolare. Allora, ci hai fatto vedere il lavoro fatto con Vittoria Modesta alla Music Tech Festival di Berlino l'anno scorso. Esatto, lei è veramente incredibile, veramente veramente incredibile. E mi stavo chiedendo, no, perché insomma io non sapevo tutte quante le altre cose che hai fatto, quindi le altre parti del tuo lavoro. E quindi appunto mi sto domandando, fai delle altre opere con degli artisti, arte, spettacolo, musicisti, non so, ci hai pensato o ci penserai in futuro? Allora, conosco bene appunto questo Music Hackathon di Berlino, quindi sicuramente fai riferimento a questo percorso a Berlino. Un sacco di persone quindi che condividono la musica, gesti che hanno a che fare con la musica. Abbiamo avuto lì il piacere di incontrare appunto Vittoria, appunto la pop artist bionica di cui parlavo prima. Allora, è qualcosa che non ti ho fatto vedere perché volevo veramente così far vedere un pochino tutto quello che c'era appunto nel mio hard drive, però è una sorta di sperimentazione fatta con lei per creare questa protesi che contiene degli accelerometri e si chiama Sonifica. In questo caso c'è quindi un'emissione sonora, adesso non posso parlarti di musica vera e propria, ma sicuramente di emissione sonora. Ho lavorato con un team specifico perché per me questo è un linguaggio diverso, perché insomma il fatto stesso di tradurre dei suoni, i vari famosi codici X, per me erano veramente molto difficili da capire, per cui ho avuto bisogno di un supporto. Recentemente abbiamo fatto un pochino più
prodotti appunto con la stessa vittoria, ma sto ancora cercando di capire come non solo aiutarla al massimo, ma come veramente dare senso a quella che io chiamo nozione meditativa, cioè tutto ciò che è possibile fare per meditare con i suoni. Stavo veramente misurando quello che l'impatto questi suoni, l'impatto che i suoni possono avere su di noi. È veramente cool quella manifestazione, Music Tech Festival a Berlino, devo tornarci. Ancora una volta, il fatto degli prodotti indossabili, vestiti con i sensori, anche e soprattutto musicali, dove si lavora con il rumore, con il volume, mi piacerebbe veramente moltissimo, bisogna trovare il tempo di farlo. By the way, I just want to say to the translator. Volevo dire, il traduttore che è veramente spettacolare, perché io ho parlato veramente velocissimo, però il traduttore è ancora più veloce di lei. Una domanda ancora? La rete? Dalla rete? Grazie, abbiamo una domanda dalla rete. Sì. For Anouk. Anouk, Louis is asking, would it be possible? Louis chiese, il vestito può veramente interagire con delle patologie mentali come l'epilessia in modo tale da poter proteggere l'utente che ha magari patologie mentali? I mean, so yes, yeah. I can give the poetic answer or the technical answer, sort of. I was actually talking yesterday with a friend of mine about this topic, and like there's a wearable with that which has a notion of works with epileptic. So basically, it's a little wristband, and it should notify when somebody's getting an attack, sort of, you know. But the problem is, the friend of mine who's wearing it also likes to cook, sort of, you know. So when you're, for example, cutting things or you're using a knife, also this wearable starts to call you because it thinks that you have an epileptic attack, you know. So so that is one thing, like deferring and defining, and also measuring the attack. But I think, for example, if you look at it from the notion of anxiety, sort of, I guess, and I do not have it, but if I imagine it, and this is something that we talked about yesterday, you can something like you can maybe notify, you can start to notice when something happens, right? But then what is the problem solving thing? So you can have a notification like, okay, you might catch an attack or you might catch something, you know, but I think it's more interesting to look then in a way that your garment or your wearable can suit your you down. So, for example, maybe you have a little garment with a little actuators that might vibrate or something. Anything to catch your concentration off of the point of maybe getting that tag might suit you down and might not get you in this anxious state, for example, in this stressy state. Because when something occurs and you put more stress on your body because you are afraid that it happens, for example. So where can fashion or electronic textiles come in order to, for example, suit you down? And I think that can be an interesting an interesting conversation around that. There are some things that you can indicate. I think like a lot of people are busy with predicting, for example, epilepsy when things happen. And I think that is really really good. But also then thinking how your fashion can be this interface that can suit you down, that can calm you down, for example, you know. And this can, again, be very personalized. But I think by creative thinking, if we all think that way, I think we can really think of a really gorgeous generation of wearables that can suit these needs as well. Yes. Perfetto, ancora una domanda, poi rompiamo, prego. So che ci sono anche degli esperti in quest'area qua di moda, scusa, adesso ti do subito la parola mentre arriva il microfono. Siamo o no a un momento, come dire, di attenzione, di svolta anche nel mondo della moda, per cui rispetto alla tecnologia si deve avere un atteggiamento diverso, perché questi abiti entrano nell'ambiente, in un ambiente che si sta ridefinendo completamente con l'impatto delle tecnologie, pensiamo a tutto lo scenario di Internet of Things, eccetera. Quindi sono molto curiosa, anche con Massimo Ferrari, un altro amico, eccetera, abbiamo cominciato a ragionare, ma cosa sta succedendo nel mondo della moda, che è un mondo che evidentemente ha le sue regole, la sua impostazione, i suoi modelli di sviluppo, di business e di ricerca, per carità. Però mi sembra di cogliere qualcosa di diverso, di nuovo possibile quantomeno, che deve
in qualche modo relazionare anche questo sistema della moda con tutto un cambiamento in atto, che è un cambiamento sociale, economico e culturale. Butto questa palla perché mi piacerebbe avere un'osservazione da parte dell'ala colta della moda da questa parte, sono degli amici giornalisti, degli esperti del settore. C'era una domanda comunque nel frattempo? Yes, sì, solo in English. I just have Vedi, giusto per riassumere, come faresti a definire allora la tecnologia indossabile e pensi che questa abbia a che fare per forza con l'elettronica? È una bella domanda, grazie. Dal mio punto di vista a me piace mettere i microcontroller e i sensori su tutto e quindi ti risponderei certo che sì, però è chiaro che insomma, i miei limiti non sono i limiti degli altri. Come sarà questa tecnologia? Non voglio parlare appunto di cyborg. Ho parlato con Niels Arfvedson, abbiamo parlato allo stesso evento e lui ha un'antenna appunto collegata alla sua testa e è nato daltonico e adesso ha praticamente ridefinito i suoi colori, quindi c'è questa parte di antenna che è inserita appunto nel suo corpo e quindi è stato ripristinato una parte dei sensi, in questo caso appunto era un problema, come dire, di tra virgolette cecità nei confronti del colore, cioè appunto di daltonismo, che lui è riuscito a ripristinare. Questo per dire insomma quanto questi elementi wearable, cioè gli indossabili, i portabili addosso, possono essere utilizzati. Dal mio punto di vista personale devo dire veramente di sì, c'è tecnologia, ma la tecnologia c'è perché io voglio utilizzare al meglio questi microcontroller, microdispositivi di controllo, sistemi che raccolgono delle informazioni. Devo fare questo, lo voglio anche fare perché vedo che credo che ci sia un fil rouge tra tecnologia, elettronica e moda. A me piace anche il concetto di cyborg, personalmente mi piace c'è una nozione di moda, ma moda nel senso di mettersi addosso qualcosa che può contenere questi microprocessori. Il famoso unicorno, lo mettiamo, ce lo mettiamo, non c'è nulla di collegato direttamente insomma sulla testa, c'è un'idea di moda particolare, arrivo a casa, mi metto questo strumento addosso, mi faccio misurare, posso anche dormirci perché magari voglio vedere come sta il mio corpo anche durante la notte. E questi sono dispositivi appunto wearable, cioè indossabili. Io voglio veramente sfruttare al massimo questi microcontroller, questi micro dispositivi di controllo, magari non è quello che vuole fare lei o viceversa. Ce l'hai il microfono, prego. Massimo Ferrari. I try in English. Provo in inglese. Allora, ho trovato la parte estetica della conversazione molto molto interessante. I tuoi vestiti, insomma, le installazioni, forse non è il nome giusto. Però non hai sottolineato questo punto, non ne hai parlato. Qual è quindi l'approccio a riguardo? Dell'estetica, dici? Ho fatto vedere infatti la vecchia versione del vestito smoking, quello che emette del fumo. La silhouette iniziale era un pochino più forte, in quel caso in effetti come dire, la costruzione fondamentale era le spalle. Devo dire che era molto bello questo vestito all'inizio, addirittura poetico. C'era però una cosa che come dire, mi infastidiva un pochino, mi sono detto insomma il vestito è messo per dare una sorta di brivido psicologico, ok? D'altronde un ragno insomma ci dà un pochino questa sensazione insomma quasi di timore, no? Di paura, perché veramente ti attacca. Questo vestito per me invece è molto più amichevole, ha anche una bella forma, ha comunque una bella forma anche attorno alle anche, è molto femminile e poi è molto, potrebbe essere anche molto gentile. E attenzione, potrebbe anche, così come il vestito che emana fumo, potrebbe non scoraggiarti per forza. Addirittura quel vestito appunto con il fumo è veramente, come dire, molto molto curvo e molto femminile. Quello con il ragno francamente lo è molto meno, ma una silhouette c'è sempre. Se io creo un design molto molto, come dire, dark oppure molto molto felice, consento, tu saresti confuso e tu mi diresti, ma insomma il vestito deve farti paura o deve farti sorridere? Sono tutte interazioni che, ripeto, ti aiutano a capire sempre meglio, anche quando tu fai la programmazione, sono tutte decisioni che vengono prese in fase di programmazione, quando voglio scoprire nuovi comportamenti, quando io faccio design parlo proprio di comportamento interattivo ed è lì che veramente scopro qualcosa di nuovo. Il fatto stesso di potersi mettere questi cappelli diversi, non so, io cerco di essere designer, cerco di essere ingegnere, cerco di essere artista e magari cerco anche di essere un po' scienziata, quindi metto sempre diversi cappelli
in testa, in modo tale appunto che posso creare tutta quanta questa estetica, perché delle volte, non so, mi metto a lavorare su dei circuiti stampati, sono magari premissima, voglio programmare, presissima magari da fare un certo tipo di programma, poi però passa qualcos'altro. Questa interdisciplinarietà è per me fondamentale, è sempre veramente fondamentale vedere tanti diversi punti di vista, avere prospettive diverse che prendo sempre in esame, e questo è ciò che io faccio ormai da una decina di anni, meglio ancora da 12 anni, per cui veramente so tutto quello che può essere fatto e francamente anche tutto quello che non può essere fatto, perché conosco bene queste migliaia di situazioni. Staccione a proposito della nuova via della manifattura 4.0 in Italia, eccetera, insomma, è come coniugare in effetti la bellezza, la tecnologia, la ricerca, la sperimentazione, quindi con le nuove tecnologie, e tutto questo poi finalizzarlo a un prodotto che sia ovviamente un prodotto che puoi introdurre nel mercato, per cui sviluppare lavoro. Cioè, questo è il tema, insomma, quello che vorremmo continuare ad esplorare, che grazie ad Anouk stasera abbiamo avuto la possibilità, come dire, di guardare verso una visione molto, molto avanzata, ma comunque presente, non futuristica e neanche da fantascienza, perché i suoi lavori e le sue ricerche le sta conducendo con una serie di aziende importanti in giro per il mondo, quindi è un lavoro a livello internazionale molto forte. E al di là di questo, come dicevo, ci vogliono finanziamenti per questo tipo di ricerca, no, quello che mi piace del lavoro di Anouk è questo invito a lavorare con una mentalità e una cultura aperta all'innovazione, una cultura che lei ha indicato molto bene nelle tag che ci ha trasmesso, no? Che può essere anche poetica, emozionale, e quindi soprattutto fa leva su dei valori che sono quelli della condivisione, dell'open. Cioè, a noi come Media Guru, so, questo appuntamento ci interessa un po' mettere la testa dentro questi nuovi processi. Penso che anche con Innovation Craft Society e con l'aiuto di tutti quanti voi, in una città poi come Milano, che è molto molto vivace, attenta in questo momento anche a tutta l'evoluzione della nuova impresa, insomma, chiamiamola industria 4.0, manifattura 4.0, però non sono slogan, corrispondono veramente all'esigenza di un cambiamento molto forte in atto che sentiamo tutti, e come coniugare creatività, quindi bellezza, tecnologia e innovazione è la scommessa. Quindi io intanto vi ringrazio per essere qui, ringrazio Anouk per questo bellissimo contributo che ci ha dato. Allora, non voglio interrompere, rompiamo le righe, rimarremo ancora qua un attimo, vi diamo appuntamento al prossimo prossimo appuntamento è il 24 di ottobre con un'altra puntata dedicata a questi temi della nuova ricerca produttiva creativa con Innovation Craft Society e Media Guru. Il nostro modo per rimanere in contatto con Anouk è la rete, sono i social, quindi siamo connessi, qualsiasi, metteremo il suo intervento online a breve e rimaniamo quindi in contatto. Grazie per essere venuti e alla prossima, grazie mille.